Sua maestà, ho proprio fame. Cosa c'è di buono oggi? Semplice, sus. Vediamo cosa c'è di buono per oggi. Sono offeso, ecco, sono arrabbiato. Salutiamo il camera Cook. Incredibile, camera. Ci siamo proprio divertiti questi giorni, incredibile. Ah, forse per questo che sono arrabbiato. Sono arrabbiato, Nero, sua maestà. E io sono stato qui solo e sono offeso. Mannaggia. E vabbè, dobbiamo un attimo spiegarvi, incredibile. Guarda quanto è arrabbiato. Quanto è carino Sus che è arrabbiato. E guardo l'orizzonte e sono arrabbiato. Vi dobbiamo spiegare un attimo, incredibile. Questo è il primo video incredibile che torniamo a registrare insieme, incredibile, io e Sus. Perché, come avrete ormai capito, la settimana scorsa, incredibile, noi abbiamo registrato quelli che saranno i 4 episodi della nuova serie del canale, quel famoso progetto Sus, che abbiamo detto che si chiamerà Godovers on the Road, baby. Damn, vero Sus? Sono arrabbiato. Niente, Sus oggi non collabora. E quindi Sus è arrabbiato perché quella serie l'abbiamo registrata, registra il vostro schedo e camera numero 1 più Udino e quel tizio strano, Krauski. Krauski, specifica chi sei. Altro che scandaloso, come dice lui, maledetto Krauski. Sono addirittura quella portati a me, no? E sono offesissimo. Ecco, mannaggia la miseria, Sus si è offeso ancora di più. E poi insieme a noi c'era camera numero 2, Benito e Guglielmo. Abbiamo fatto dei viaggi incredibili, 4 destinazioni incredibili. A proposito, andate a vedere gli shorts incredibili che sono usciti pazzeschi sul canale, che sono andati super bene. E ora usciranno sicuramente prossima settimana, speriamo, cara, i 4 episodi proprio a video della nuova serie Godovers on the Road, dove vi faremo vedere un sacco di clip inedite, foto inedite che non abbiamo fatto vedere negli shorts o nei post su Instagram, incredibile. Li faremo vedere in quel video incredibile, vi racconteremo un sacco di aneddoti che hanno a che fare sui treni, i taxi, i maledetti taxi aerei di regionali. E comunque i soldi sono stati spesi per queste cose incredibili, oltre ad aver mangiato molto bene. E vi racconteremo un sacco di cose. Però qual è il problema? Il problema è incredibile. Questo è il primo video normale, che è della routine classica. E Sus è arrabbiato, Nero, perché non è potuto venire con noi, incredibile. E Sus è arrabbiato. Insomma, sta oggi proprio no, eh. Ecco, niente, come fa a la miseria. E abbiamo un piccolo problema tecnico. Non aveva previsto che Sus fosse così arrabbiato. E arrabbiato. Ora pure, chissà, pure Faber sicuramente sarà arrabbiato con Benito e Guglielmo, che loro sono partiti. Ci siamo incontrati incredibile per la prima volta. È stato incredibile incontrare dal vivo, incredibile, i soci, incredibile. In Godovers stavamo sempre insieme e in questo universo siamo divisi. E noi da una parte e noi dall'altra. E poi tra l'altro pure camera numero 1 e camera 2 sono incontrati. Incredibile, incredibile. Allora come facciamo? Camera, ormai io e te siamo ormai best amici. Sono arrabbiatissimo. Mamma mia, arrabbiatissimo. Guarda, fa il fumo dalla sua grande testa. E camera, dammi qualche consiglio, Sus, per farci il nuovo amico Sus. Che dici, camera? Ah, giusto, ottimo, bravo, bravo, bravo. Sus, ascolta il vostro schedule. Insomma, sta inutile, non c'è niente che potrà smuovere il vostro Sus. Non sono mica una bandieruola o bandierina, ecco. E sai, Sus, tra le varie cose che abbiamo fatto in queste giornate incredibili, siamo andati a Romix. E appunto, c'era un sacco di gnagna. E ti abbiamo comprato una cosa. Che non c'è niente, sua maestà, che potrà mai convincermi. Ti abbiamo comprato una cosa molto Sus. Senza fare troppi spoiler, perché poi ve la faremo vedere nel video. Sus, se tante volte torni a fare i video normali, potresti avere un regalino quando registreremo l'episodio di Godovers on the Road del Romix 2023. Sua maestà, che cos'è? È una cosa molto gnagnosa. Questa mannaggia. Allora, innanzitutto il vostro Sus si è arrabbiato e il camera mi succhia. No, è inutile che ti incazzi, camera. Tu sei andato con tua maestà, incredibile, e tutti, e io qua solo, neanche mano c'era, che andate a fare cose. Ma sono molto triste, ecco, sono pure sfociato. Cazzo. Vabbè, comunque è tornato Sus, incredibile, quanto siamo carini insieme. Siamo tornati, incredibile, e adesso potrà iniziare l'incredibile, il video di oggi, che Sus ci ha perdonato.
Per forza. Ecco, appunto, facciamo, salutiamo Dario, incredibile. Tra l'altro, via di Winchery. Su questa basta parlare di cose che sono di rotti che non c'ero. Oh, basta che Sus si trigger. Comunque, tutta la vita via di Winchery. Niente, Sus è triggeratissimo che non hai potuto venire a mangiare quell'incredibile carne. Comunque, ne riparleremo. Finalmente si torna a parlare di video incredibile. Di cosa parleremo oggi? Vai, Sus, Va bene. Oggi parleremo di WrestleMania 39, che io mi sono visto da solo, perché sono stato in giro tra Montefalco e Fraccazzo. Ecco, mi sono offeso. Vabbè, Sus intendeva che dobbiamo parlare di WrestleMania 39, che c'è stato nel weekend in cui ero in giro a fare cose incredibili con i compagni, che Sus se l'è vista da solo e è un po' arrabbiato. Quindi adesso faremo un bel recapone di WrestleMania 39 e della disgrazia che è stata la serata numero 2 e tutto quello che è successo. Però prima diremo anche i risultati di NXT, che c'è stato il giorno prima di WrestleMania. Diremo la Night 1 di WrestleMania, la Night 2 di WrestleMania e poi quello che è successo, la catastrofe di Vince McMahon che è tornato, la WWE venduta e il Raw post WrestleMania che ha fatto cagare, vero Sus? Una merda. Ecco, appunto, pure Sus lo dice una merda. Qui taglio incredibile, PDF a go-go e si va. Ed eccoci qui incredibile con i nostri PDF, sempre caldi, come dei panini, caldissimi, appena tirati fuori da un forno caldo. E ballo per voi. Andiamo da Sus, qua, incredibile. Allora Sus, è pronto, prontissimo? Vabbè, meglio che parlo così mi passa la rabbia. Allora, prima di tutto dobbiamo dire che cosa è successo a NXT Stand and Deliver. Mamma mia, come parlo inglese anch'io. Mi bagno da solo. Non mi può fermare. Devo recuperare il tempo che non sono stato in video. Ecco. Mamma mia, ragazzi. I Sus in primavera vanno in amore e sono molto complicati da gestire e vanno sculacciati. No, pure sculacciato, pure da solo e sculacciato. Mannaggia, mannaggia. Ok, vai Sus. Vabbè, lasciamo perdere. Va. Allora, com'è stato sto pay-per-view di NXT pre-WrestleMania? Sinceramente è stato meglio di WrestleMania Night 2, va bene, riparleremo. Comunque, brevemente, che qui la roba da dire è tanta e non possiamo fare video di 20 minuti ogni volta. Allora, partiamo incredibile. Nel pre-show c'è stato solo un incontro, cioè la Chase University con Adrian Chase, Duke, non mi ricordo, Hudson, vero Cameron? Ok. E Thea Hale, mamma mia, lecco tutto. Cioè, questa non mi può fermare. E Tyler Bate, che hanno sconfitto lo Schism. E che ci stava nello Schism? Qui mi viene un po' da ridere. Ci stava povero Joe Gacy, porello, Rip Fowler e Jager Reid, che sarebbero i Grizzled Young Veterans, che vabbè, poi sua maestà dirà che cosa, e Ava, e chi ha vinto vada sua maestà, Eccoci qua, incredibile. Allora, questo incontro, vabbè, è stato un classico tag incredibile, e ha vinto la Chad University, che hanno fa ridere la gimmick di questa cosa, di questo gruppo universitario incredibile, molto college americano, ci sta, simpatico. Tyler Bate è sfruttato di merda perché lui è fantastico, è giovane e carismatico, potrebbe fare tante cose, però per adesso è un po' così, mannaggia poi. Però hanno perso lo Schism, cazzo, c'è la figlia di Ava, che tra l'altro, vabbè, però è ancora all'inizio, quindi ci può stare che è un po', diciamo, non è il massimo in the ring, ma è la figlia di The Rock, di Dwayne Johnson, che abbiamo pure intervistato nella puntata dello show incredibile. Andate a vedere la puntata di show numero 1, che abbiamo intervistato The Rock versus. Mamma mia, ecco. E hanno perso, Sus. Ma la cosa più Sus è che tipo i Grizzly Young Veterans, che sarebbero appunto James Drake e Jack Gibson, questo è il loro ultimo incontro, perché hanno detto bye bye WWE. Quindi grave, perché lo Schism sembrava qualcosa di veramente tosto. E finiscerà così. Che cazzo ci mettete adesso nel gruppo? Oltre alla figlia di The Rock e il povero Joe Gacy, che cazzo ci mettete? Non si sa. E vabbè, è andato avanti così. Poi incredibile, andiamo allo show vero e proprio. Guarda, ci sono stati dei begli incontri, diciamo la verità. Il primo match è quello che è piaciuto di più a Sus, sicuramente, perché c'era un fattore molto Sus. Tra l'altro, piccola cosa, guardate come mi sono abbronzato a forza di stare fuori, incredibile, in mezzo al sole. Come mi sono abbronzato? Vai Sus, Io invece sono sempre a Broadway da Chopper. Allora, incredibile! Primo incontro è stato Roxanne Perez, che ha difeso il suo titolo di NXT, che prima non ci doveva stare, ma poi l'hanno messa, vabbè, cose, for reason, in un ladder match contro Indy, la mia Gigi Dolly, mamma mia, lecco tutta Gigi Dolly, mamma mia, Lyra Valkyrie, Tiffany Stratton, e poi ci hanno messo poi ovviamente pure la povera Joey Stark, e ha vinto Hartwell, e... con l'aiuto di Dexter Lumis, infatti poi hanno fatto la gag della The Way, che era il gruppo loro, vabbè ci sta, insomma, match carino,
Speravamo in Gigi, però Gigi, diciamo, deve aumentare un pochino nel ring, che non è ancora incredibile. Cameraman, perché ti muovi oggi pure tu? Cameraman, stai buono! Non ti muovere incredibile, lo sai quando c'è la gnagna pure il cameraman, eh? Birbante. Comunque sì, ha vinto Indy e siamo contenti, insomma, c'è poco da fare. Match simpatico. Poi, match numero 2 incredibile, i Gallus hanno difeso il loro NXT Tag Team Championship, Trick Creed e The Family, con Tony D'Angelo e Stax Lorenzo, e hanno vinto i Gallus incredibili. E quindi un tag match abbastanza blando, visto e rivisto, spot già visti. E poi c'è stato un incontro incredibile, un Fatal 5 Way Match tra il per l'NXT North America Championship tra Wesley, Dragon Lee, Axiom, JD McDonagh e il nuovo talento incredibile, niente po' di chiaro, che vai su Dragon Lee, che ha portato un sacco di lucha messicana all'incontro. Vabbè, ovvio che non vinceva mai nella vita, perché figuratevi se uno che debutta vince subito, mannaggia a voi. Ha vinto Wesley con un kick su Dragon alla fine, dopo che Dragon aveva colpito Dragon Lee. Bellissimo incontro, spot assurdi da vedere. E niente, siamo contenti per Wesley, perché è tanta roba. Poi c'è stato un no disqualification match fra Johnny Gargano e Grayson Waller. Non so se sapete tutta la storia con Shawn Michael, che poi qui ci doveva essere Dragon Lee, ci hanno messo Johnny Gargano, insomma c'è stato un po' di sus, cambiamenti incredibili. Questo è stato un gran bel match, forse questo e il Fatal Five Way Match sono i match of the night, proprio. Questo tanta roba, spot assurdi, cost to cost incredibile, e concerti incredibili, non dei batti le mani, ma dei sedie, spot assurdi, e Gargano a sorpresa ha vinto. Ottimo modo per implementare i ragazzi freschi e giovani in NXT, complimenti. E quindi Waller ha perso e Mobbo non si sa che fine farà Waller. E poi c'è stato il match per NXT Women Championship fra Alba Fede e Isla Dawn, che hanno sconfitto le Kiana James, scusate non mi ricordo, e Fallon Henley, non mi ricordo mai il nome di quella poveretta. E match un po' così, cioè siamo contenti che adesso abbiamo altre spooky girl che hanno i titoli, la mossa finale simpatica, la backstabber incredibile della Swanton Bomb è carina, insomma, vabbè. E poi il main event, vai su. Il main event è stato Bron Breakker incredibile, che finalmente, cazzo, ha perso sto titolo contro Carmelo, mamma mia Carmelo, col suo amico Trick Williams. Vabbè, solito match alla Breaker, mosse, Spear, sembra il figlio di Goldberg. Spottino finale alla fine con lui che prova a fare la mossa di Rick Steiner, incredibile, sottomissione. Arriva Trick che colpisce con la cintura, incredibile. E Carmelo, diciamo che fa un ribaltone nella mossa, incredibile. Mossa finale di Carmelo. E Carmelo è nuovo campione. E siamo tutti contenti. Il vostro Sus è contento. Sicuramente Carmelo sarà un ottimo campione. Un campione heel, finalmente. Non è male. Quindi Bron Breakker, voi penserete, sicuramente avrà debuttato al Raw post WrestleMania. Vero, ragazzi? Manco, assolutamente no, perché il Raw post WrestleMania è stato una cagata, ne riparleremo tra poco, incredibile. Bene, adesso passeremo a WrestleMania 39. E adesso parliamo finalmente di WrestleMania 39. Allora, che è stata ovviamente divisa anche quest'anno in due notti, notte 1 e notte 2. E chi sono stati, incredibile, sus, i, come possiamo dire, gli ospiti incredibili di questa WrestleMania. Sono stati The Miz e niente poco che meno che Smoke Weed Everyday, Snoop Dogg, quindi mano. Aveva fatto uno spoiler sus che ci sarebbe stato Snoop Dogg, incredibile, assurdo, Deo. Vabbè, gli vogliamo bene a Snoop Dogg. Chissà se un giorno intervisteremo Snoop Dogg, sarebbe incredibile per l'antishow, chissà. Quando parleremo di erba, magari? Vabbè, è una battuta del cazzo, scusate. Comunque, andiamo incredibile e partiamo dagli incontri incredibili. Oh, Night One, che è stata 100.000 volte meglio di Night 2, però non ne parleremo. Si parte con Austin Theory contro John Freaking Cena per il titolo degli Stati Uniti, e lo possiamo dire col cuore in mano, era abbastanza scontato che John Cena perdesse, non glielo faranno mai rompere il record di Ric Flair di 16 volte campione. Match abbastanza blando, lo possiamo dire. Il problema di Austin Theory è che loro te lo vogliono far credere come il nuovo John Cena, soprattutto nella fase iniziale di John Cena. Però, come dire, John Cena aveva un po' più, come dire, energy incredibile. Austin Theory non ha molto pathos, vero sus? Diciamo che Austin Theory deve implementare soprattutto il carattere, parliamoci chiaro, assomiglia a John Cena Alpha in base form, che poi John Cena diventa Super Saiyan, ricordiamo, però non lo so, ha ancora da lavorare il giovane, però sicuramente col tempo implementerà, ecco, però il match è abbastanza del cazzo, scusate, non ha neanche fatto la mossa finale John Cena, cioè ha provato la STF, e poi Ref Bump, chi siamo, Jeff Jarrett, Oblow, incredibile, e Town, e finito tutto, mannaggia. Sì, abbastanza, un incontro abbastanza scadente, ma non come il secondo incontro, che è stato Braun Strowman e Ricochet
contro gli Street Profits, The Viking Raiders e gli Alpha Academy. Questa cosa ci ha fatto molto perché si chiama, infatti ce lo siamo scritto, il Men WrestleMania Showcase Match. E poi nella Night 2 ci sarà il Women WrestleMania Showcase Match. E voi direte, a cosa cazzo servono questi incontri? È semplice, avete presente una torta? Hanno fatto una torta o una frittata, come volete, con tutti i wrestler che non sono riusciti a mettere a WrestleMania con la card, e li hanno buttati in questi incontri inutili. Dovrebbero servire a essere i number one contender ai titoli di coppia maschili e femminili. Secondo voi sono serviti a qualcosa? Assolutamente no. Match abbastanza inutile. Carino lo spot finale con Rico. Vabbè, perché Ricochet è assurdo, cazzo. È incredibile. Wow, Ricochet fa queste cose assurde. Versus. Mamma mia, se ci avessi le gambe le farei pure io. Però non le posso fare, mannaggia. E poi Braun Strowman, che io mi stupisco che, insomma, l'avete fatto tornare tutto carico. Ah, Braun Strowman contro Roman Reigns. Non c'è mai stato questo incontro e sono 3 mesi, 4, 5 ormai che continua a fare match di coppia. E ha pure perso contro Gunther. E ballo perché sono preoccupato. Adesso c'è da ridere, perché c'è un match che, se vi ricordate, nel video della Royal Rumble e anche in quello di Elimination Chamber, vi avevamo detto che ci preoccupava parecchio, ed è il match tra Seth Rollins e Logan Paul, che, come sapete, come avrete ormai capito, non è che ci stia molto simpatico. Versus. Noi parliamo della persona, quella del web, ecco, non ci sta molto simpatico. Però come wrestler, che gli devi fare? Cioè, è meglio di tanti altri, è allucinante, cavolo. Infatti, per carità, come il ring, Logan Paul è assurdo, ha fatto 5 match, ma questo meriterebbe quasi un titolo, assurdo. Però come persona, YouTube esca, non ci ha mai fatto impazzire. Però come wrestler, che cazzo vi dobbiamo dire? È assurdo. Ha fatto un match incredibile con Seth Rollins. Tra l'altro qui c'è stata una gag che ci ha fatto morire da ridere su. Se poi, quando l'abbiamo rivisto insieme, abbiamo riso insieme. Quando Logan Paul è entrato, insieme a lui c'era questo tizio molto sus, travestito dalla bevanda energetica Prime, che dovrebbe essere, camera, confermacelo, quella alla bevanda di Logan Paul, no? Tipo? Conferma, camera, ok. E quindi hanno fatto il loro incontro. Oh, Logan Paul ha fatto delle mosse assurde con le close line incredibili. Però il vostro schede è molto più bravo. Guardatevi il match con Babbo, altro che Logan Paul. Succhia, ve lo sus. Succhia. E poi c'è stato uno spot assurdo quando Logan Paul ha messo 7 sul tavolo e voleva fare un Babbo Splash. E si scopre che nella bevanda travestimento incredibile, il cosplay di Prime, c'era Xai, quell'altro famoso YouTuber che ha fatto un incontro di box pure lui, mi pare, no? E Rollins l'ha messo lui sul tavolo e c'è stato lo spot di Logan che ha colpito lui, molto divertente. E poi Rollins ha vinto, quindi siamo contentissimi. E ballo, ballo per voi. Poi incredibile, c'è stato il match tra Damage Control, tra Bayley, Dakota Kai e Io Sky contro Lita, Trish Stratus e Becky Lynch. E hanno vinto ovviamente Becky e le loro compagne, incredibile. Io mi chiedo, ma scusate, quel rumor che Trish doveva diventare heel, dove sta? Tu se l'hai visto il rumor? Mi sa che se lo sono scordati a casa, perché non è successo mai nella vita, e neanche nel Raw post WrestleMania. Boh. E niente, se lo terranno per il più avanti, perché a SummerSlam dovrebbe esserci Trish contro Becky. E io ballo perché sono, oggi un sacco di balli incredibili, ballo perché sono confuso. Successivamente c'è stato un match incredibile, Rey Mysterio contro suo figlio Dominic, maledetto Dominic Mysterio, ve lo sus. Sì, perché tu stai vicino a Rea, e quindi succhia Dominic, hai pure perso, godo. Godiamo che hai perso, maledetto Dominic Mysterio. E il match è stato molto simpatico. Tra l'altro non si vedeva un match padre-figlio dai tempi di Vince McMahon contro Shane McMahon. Assurda questa cosa. Match molto fast, incredibile, un sacco di 619 splash, incredibile. C'è stata la LWO, sarebbe questa una vecchia gruppo che era nato per prendere in giro la NWO, fatta da Rey Mysterio, Eddie Guerrero e tutti questi altri. Che quando è stata rebuttata recentemente, ci sta la legato del fantasma. Siamo tutti contenti, e soprattutto Zelina merita un sacco. Quindi siamo solo che contenti che hanno un po' di TV time. E Rey ha vinto, ha battuto il figlio. Oh, godiamo, vero sus? Mamma mia, godo. Pensate se Dominic batteva il padre. Assurdo, la gente avrebbe lanciato le bottiglie, incredibili. E poi vai su sul tuo momento. Mamma mia, qui proprio, ragazzi, qui il mio barattolino si riempie di sudore, perché Rea, mia Rea, step on me. No, in realtà, vabbè, su, pure io voglio essere steppato da Rea. Ecco, perfetto, mamma mia. Rea sconfitto Charlotte Flair, è diventata la nuova campionessa di SmackDown. Tra l'altro è la prima donna che batte Charlotte a WrestleMania. Cosa è vera, perché effettivamente nessuno ha mai battuto Charlotte a WrestleMania. Ed è anche la prima Grand Slam Champion, incredibile. Tra tutte le women's, incredibile. Match assurdo, ottimo lo spot di Rea che sbatte la testa di Charlotte sul paletto, incredibile. Poi gli fa la mossa, dall'alto e vince. Bello incontro, un sacco di kicks out assurdi. Un match assurdo. E mo, il main event, incredibile. Prima del main event c'è stato uno sketch del cazzo che hanno ripetuto per Night 1 e Night 2 con Snoop Dogg che dice: ah, The Miz, devi fare un incontro, e ringraziamo gli 80.000 persone che sono qui a guardarci.
chi è entrato a fare questa gara con The Miz, poi il buon Pat McAfee, incredibile, e un altro tizio che si chiama George Kittle, che dovrebbe essere tipo un giocatore di San Francisco, camera, sì, ok, giusto, meno male che camera scrive le cose, giusto, e ha vinto Pat McAfee, insomma, 5 minuti buttati, e poi si va al main event incredibile con Jimmy e Jey Uso, che hanno finalmente perso i loro titoli, incredibile, contro Kevin Owens e Sami Zayn, un match assurdo, era Clash tra Steel, Ring of Honor contro WWE, cioè assurdo, sembravano di essere tornati ai tempi di El Generico e Kevin Steen. Vuoi ricordare Ring of Honor? Ecco, veramente assurdo, un sacco di spot assurdi, kicks out assurdi, spot sul tavolo, e alla fine la 1D con Michael Cole che è impazzito, ha urlato come un matto. Veramente un match da vedere, vedete cosa non avete visti. E la fine, finale assurdo, va da sua maestà con Sami che fa tre calci all'uva kick incredibile e vinco. E quindi Kevin Owens finalmente è un Grand Slam Champion anche lui. Siamo super contenti e noi pensavamo, finalmente la Bloodline è finita, ma manco per il cavolo. Perché questa cosa storica continua ad andare avanti in via e povero Cody ci ha messo lui le pene. Vabbè, non ne parleremo tra poco, incredibile. L'unico nostro dubbio, adesso che Kevin Owens e Sami Zayn sono i campioni, ma chi è che può combattere questi due in calibre se gli Usos adesso per un po' si prendono del tempo libero? Non c'è nessun tag team incredibile che minimamente si avvicina all'hype di questo incontro incredibile. Quindi abbiamo molta paura che la run di Sami e Kevin potrebbe essere una merda, vero sus? Sì, a meno che fanno qualche collapse da NXT, però, come dire, manca la sostanza, ecco. E che devi fare? E adesso andiamo a Night 2. Allora, Night 2, diciamo che hanno cominciato a circolare i sus rumor che la WWE era appunto stata venduta, che è la cosa che diremo tra poco, tranquilli, abbiamo tutto scritto, tranquilli. E quindi, secondo noi, qui Vince è tornato proprio a mettere le mani nella pasta, perché qui Night 2 è stato un completo disastro rispetto a Night 1 NXT, dove il povero Triple H ci aveva provato. Iniziamo a dire gli incontri, che guarda i sus come è arrabbiato. Una brutta serata di wrestling, ecco. Allora, partiamo da Brock contro Moss. C'è poco da dire, match di 5 minuti, guardate un muro bianco, è della stessa esperienza, prevedibile come non so, come Sus che si arrabbiava, appunto, e Moss ha perso. Mi chiedo ancora cosa ci volete fare con Moss, tra un po' comincerà a ballare come The Great Khali ai tempi d'oro e non farà più niente, diventerà comedy probabilmente, mannaggia. Poi, incredibile, il secondo showcase femminile con Shayna Baszler e Ronda Rousey, incredibile, hanno sconfitto tutti gli altri team inutili con Poverella, con Natalia e Shotzi, Chelsea Green e So, e Liv Morgan e Raquel. Io mi chiedo ancora perché Raquel non sia ancora tornata heel e stia distruggendo tutto, e hanno vinto Ronda Rousey, incredibile, e Baszler. E adesso, il vero match della serata, vero sus, vabbè, il vero main event, cioè Gunther contro Sheamus e Drew McIntyre, un per il titolo intercontinentale, veramente un match assurdo. Kick out con Volaschero Popcorn, incredibile. E siamo contenti che Gunther, finalmente, sperando che Vince McMahon non rompa i coglioni, possa superare i 400 giorni da campione e battere il record di Honky Tonk Man, così che rimanga lui il campione intercontinentale più fico e cool degli ultimi anni. Ecco, quindi viva Gunther. Tra l'altro lo spot assurdo finale con Gunther che fa lo splash e poi la power, insomma, veramente assurdo. Vedetevelo questo incontro, merita tantissimo. E poi, e qui, altra cosa un po' sus, Bianca Belair che rimane campionessa e Asuka perde di nuovo wrestler, 5 wrestler media che questa poveretta perde, ma gliela volete far vincere la wrestler media? Ancora Bianca e John Cena, perché non perde un incontro, mannaggia la misera, per carità, perché la Bianca è una meraviglia da guardare e nel ring ancora di più, vero sus? Ma me la lecco tutto. E quindi ha vinto lei, quindi insomma match abbastanza buon, match carino, lo spot finale con l'ambar fatta diventare la mossa e poi bam, carino. Poi siamo uno dei momenti più esilaranti mai visti in WWE dai tempi di Titus O'Neil che faceva lo slide incredibile. Titus World Slide. Riecco Snoop Dogg e The Miz. E Snoop Dogg dice: ah, devi fare un altro incontro. Però non è patta questa volta. Risponde Shane McMahon. Ci siamo capiti. Che non si vedeva dal 2022 e non c'era mancato per niente, vero sus? Ma stattene a casa con tuo padre! Oggi sei molto arrabbiato. Sì, oggi, scusate amici, ma oggi sono un po' arrabbiato, quindi sono molto violento. Tesù sei un po' arrabbiato oggi. Tranquillo, dopo lo sculaccio un pochino e lo faccio tornare buono. E uffa. Ecco, mannaggia miseria. Quindi Shane McMahon è tornato ed è riuscito a fare la cosa, scusate, però la cosa più esilarante del mondo. Cioè ha iniziato l'incontro, ha fatto un salto, è cascato e gli sono volati i quadricipiti e, veramente, scandalo. Come direbbe Krauski, scandaloso, visto che imitazione di Krauski, che poi ancora dobbiamo chiedere Krauski che cazzo vuoi da noi, però vabbè, cioè, e qui veramente ha dato un premio a Snoop Dogg perché ha improvvisato tutto, è entrato e ha detto: ah, io affronto The Miz, mi ha imitato a me col mio people skater incredibile e ha vinto, vabbè, terrificante. E poi Edge contro Bano, basta,
Lo volete far finire sto feud? Non ne potiamo più, vero Sus? Tra l'altro nel match è stato uno spot assurdo quando Edge ha lanciato la scala a Balor e gli è uscito tutto sangue, che poi non si vedeva perché era dipinto, no? Il Demon. Vabbè, lasciamo perdere. E ha perso Balor. Io, vabbè, non so cosa dire, assurdo veramente. Quindi questo feud è stato completamente inutile perché Edge, che si sta per ritirare, ha rivinto un'altra volta. Quindi complimenti a Judgment Day per essere stata una perdita di tempo anche questa volta. Presta il bene, incredibile. Bravi bimbi, bravi tutti. E adesso il main event. Com'è possibile che la WWE sia riuscita a distruggere anni e anni di storyline? Non lo possiamo capire. Roman Reigns ha sconfitto Cody. Io senza parole, vero Sus? Insomma, sta meno male che non c'era quando io mi sono visto per WrestleMania da solo, perché ho preso il mouse e l'ho lanciato sul computer, perché come si fa a sbagliare una cosa così ovvia? Cioè, avete perso tutto, il momentum di Cody non lo riavrete mai più, ha perso, il momento era quello, date ste cazzo di cinture a Cody e mandate Roma a riposarsi un po', doveva sparire fino a SummerSlam, e invece no. Quindi Vince qui è proprio tornato, ha riscritto le cose. Non è possibile, match per carità, ottimo match, spot sul tavolo, un sacco di kicks out assurdi, spiera che volavano, poi solo che prima era stato cacciato, poi ritorna alla fine, gli fa il colpetto, spia, veramente scandaloso di nuovo, ricevitiamo Krauski, o Cody seduto così che guarda l'infilo triste, cioè ci ha ricordato John Cena quando ha perso contro The Rock, scandaloso, buon match, pessimo risultato. E la cosa peggiore è che il Raw post WrestleMania è stato scandaloso ancora di più. Però prima di dirlo ti vogliamo dire quella cosa che per quanto riguarda WWE è stata una WrestleMania da ricordare per bei momenti, grandissimi incontri e il main event con il risultato peggiore che potessero fare, soprattutto che questa è l'ultima WrestleMania diciamo completamente full WWE, perché la WWE è stata venduta e adesso vi diremo. Poche ore prima dell'inizio di WrestleMania Night 2 però hanno cominciato a circolare online le voci incredibili che hanno riferito che un accordo tra WWE e la Endeavor, che poi Endeavor non è il nome di quello di My Hero Academia, Sus, che ne pensi? È una coincidenza molto Sus. Infatti lì c'ho il Might americano, queste sono cose americane. Vabbè, insomma, una cazzata, scusate, vabbè, volevamo fare un aggancio che non c'entra niente. Scusate! La madre che sarebbe la Endeavor, la società madre della UFC, quelli che semenano fortissimo, quelli che semenano veramente. E l'accordo prevedeva una fusione tra la WWE e la UFC. Ok, ragazzi? E con la UFC che tra l'altro deteneva il 51%, almeno così il nostro camera ci ha fatto scrivere, e quindi non c'è più la WWE full, ormai sono fuse insieme, quindi è stata venduta la Endeavor che già contiene la UFC. Quindi che cosa vedremo? Più lottatori UFC in WWE? È da vedere, però di fatto Vince McMahon è tornato proprio seduto sul trono a dire le cose, perché di fatto dopo questa cosa Vince McMahon è tornato full power, altro che Triple H, off the coglioni Triple H. E questo si vede nel Raw post WrestleMania, che è stato pessimo, è stato terribile. Prima è iniziato subito con Triple H che fa WWE non cambierà, bugia. Poi è entrato Roman Reigns, è stato questo sketch con Cody incredibile, io voglio rematch, no. E allora tag team match, e chi entra? Brock. E tu dici, vabbè, Cody e Brock contro solo, e Roman Reigns potrebbe essere un incontro incredibile, però Sus. Peccato che la bandierina rossa di avvertenza era grande e Brock è tornato heel. Cioè, vi siete inventati questa cazzata pur di mantenere lontano l'idea di un incontro rematch tra Cody e Roman Reigns. Cioè, scandaloso di nuovo. E quindi Brock è diventato cattivo, ha distrutto Cody, quindi adesso ci sarà Cody contro Brock. Però diciamo, a parte questa e lo sketch con Bad Bunny, quindi adesso avremo Bad Bunny e Rey Mysterio contro Judgment Day a Backlash e il resto è niente, solo promo su promo. Omos che fa uno squash match, è tornato Matt Riddle, ciao, e niente, un incontro tag femminile terrificante, Austin Theory ha battuto Rey Mysterio, almeno quello, e basta. Ma non ci sono stati, cioè il Raw after WrestleMania tanti anni fa era qualcosa di importante, perché c'erano gli NXT collapse, i ritorni, match assurdi programmati anche a mesi in avanti, non è successo niente. E SmackDown lo skipperemo sicuramente, perché tanto non succederà niente. Veramente una cosa dovevate fare: far vincere Cody e fare in modo che il Raw post WrestleMania mettesse i tasselli per WrestleMania 40 The Rock contro Roman Reigns e con sta Bloodline che finalmente implodeva, e fate fare solo contro Roman Reigns fino a SummerSlam e lasciate un po' di tempo a Cody per macinare incontri incredibili contro Matt Riddle, contro Austin Theory, contro Gunther. Niente di niente, Brosus. Veramente scandaloso e non so che dire, ragazzi.
E c'è poco da fare. Questo vi ho fatto il recapone di NXT Raw e pure di WrestleMania. Spero che il video vi sia piaciuto. Noi siamo svociati, incredibile. Ora noi vi salutiamo. Taglio incredibile. E prossimamente, quindi speriamo prossima settimana, usciranno gli episodi di God vs on the Road. Cercheremo di farli durare massimo 10 minuti e vi raccontiamo queste cose, così almeno ve li vedete tutti insieme. Quindi salutiamo il camera incredibile, salutiamo Sus. Voglio vedere il regalo però, E niente, noi taglio anche il vostro schermo di salute e noi ci vediamo prossimamente con nuovi video incredibili. Vi ringraziamo di tutte le visual nuove che sono arrivate, siamo per arrivare già a 7000 visual totali per il canale. Vi ringraziamo per seguirci su Instagram, che siamo a 55 follower, incredibile, dove mettiamo un sacco di fotine, andate a vedere se vi va. Quindi taglio incredibile, vi ringraziamo ancora e ci vediamo al prossimo video.